Giampiero Boniperti. Lui, il presidente, la fine della partita l'ha vista così, mentre uno sparuto gruppo di teppisti provocatori, non certo di tifosi, ha cercato di speculare sullo scoramento dei veri sandoriani, ai quali l'amarezza per la retrocessione è stata mitigata dall'eccezionale primo tempo della loro squadra, che indubbiamente saprà tornare al più presto in Serie A. Nervosismo anche in campo, 3 espulsioni, Valente, Bresciani e l'allenatore in seconda Onesti, oltre ad una sfilza di ammonizioni. Poi, al fischio finale, tutti di corsa negli spogliatoi. Giampiero Boniperti, ovverosia la soddisfazione. Sì, veramente grande. Grande per la Coppa UEFA e per questo campionato. Molto sofferto, molto duro. Avete fatto un bis che difficilmente si trova nella storia del calcio, no? Penso di sì, perché a parte la durezza di questo campionato, la Coppa UEFA è veramente un torneo impossibile al giorno d'oggi. Detto tutto il bene possibile della Juventus, non lo chiediamo a lei, del Torino, lei ha l'avversario fino in fondo, forse ci correvano 2 scudetti, no? Ma guardi, io so che la scudetto l'ha vinto la Juventus e ne sono veramente felice. E degli altri parlo sempre poco o mai, ma vorrei ancora dirle questo: guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi. Marco Tardelli, il giovane che si è rivelato nella Juventus quest'anno ed è subito conquistato uno scudetto. Lo scorso abbiamo perso un campionato che forse non meritavamo di vincere, però quest'anno abbiamo dimostrato di essere una squadra sia nazionale che internazionale. Alla fine del primo tempo eravate 0-0, il Torino vinceva 3-1. Sì. Voi l'avete saputo negli spogliatoi, ovviamente. Sì, l'abbiamo saputo. Cosa avete pensato? Niente, è per quello che quando siamo entrati in campo abbiamo attaccato di più. Bonisegna, il secondo gol alla Sampdoria è quello che ha deciso lo scudetto, proprio con sicurezza, no? Sì, comunque l'importante era segnare, perché il pareggio non ci bastava, sapevamo che il Torino vinceva. Dopo il gol di Betega, insomma, era quasi fatta. Chiaro che è stato meglio raddoppiare. Romeo Benetti, stanco? Dopo una partita si è sempre un po' stanco, sì. Lei con la Sampdoria ha vissuto dei momenti molto belli qua a Genova. Oggi ha condannato la Sampdoria. Ma io credo di non aver condannato nessuno. Io credo solo di aver contribuito a far vincere lo scudetto alla Juventus. Avete mai temuto di perdere la partita qua contro la Sampdoria? Nel primo tempo vi ha costretto un po' in rigida difesa. Sì, veramente. La Sampdoria, non dico che non si aspettasse una Sampdoria così, ma comunque la Sampdoria ha giocato un'ottima partita, soprattutto il primo tempo. Pur non avendoci messo in difficoltà eccessive, ci ha reso la vita non solo difficile, ma direi impossibile, ecco. Bettega e Causio, siamo per Domenica Sportiva, TG1, bisogna qualificarsi perché con questa finale di partita è stato un po' così nervoso. Il gol è suo, ha fatto vincere uno scudetto. No, abbiamo fatto vincere lo scudetto i 49 punti che abbiamo fatto prima, e questi sono stati 2 punti come tutti gli altri. Naturalmente è stato un gol abbastanza importante perché ha sbloccato una certa situazione, però è stato importante come tutti gli altri. Causio, a un certo momento proprio lì, ecco, guarda, Giulio, se vuoi inquadrare, lei ha picchiato il terreno a più non posso, ha sbagliato no, più facile dei gol. Non è che ho sbagliato la palla, in quel momento lì fu rimbalzata, proprio invece di colpirla di destra l'ho colpita, e di sinistra l'ho colpita di destra, quindi non ho preso la palla e purtroppo mi è cascato il mondo in testa, per fortuna c'è stato Bettega che ha risolto tutto.